Vi parliamo di Babbo Natale, di una compagnia aerea canadese e del video che è divenuto virale in pochissime ore. Chi crede a Babbo Natale? Beh, sicuramente i fortunati passeggeri della compagnia aerea WestJet che hanno trovato i regali che desideravano sul nastro trasportatore. I passeggeri, prima di salire sull'aereo, hanno passato la carta d'imbarco sotto uno schermo interattivo con uno scanner. Al termine della scansione appariva un Babbo Natale digitale che riconosceva la persona e gli chiedeva cosa volesse per regalo. In molti hanno creduto ad un gioco per bambini ed hanno risposto. Si sono imbarcati e quando sono arrivati a destinazione hanno trovato, oltre ai soliti grigi bagagli, ciò che avevano chiesto, pacchi regalo con il nome corrispondente, tra cui giochi per bambini, tablet, smartphone, attrezzature sportive, addirittura un televisore da 50 pollici. Certo, è andata male per chi non ha voluto credere a Babbo Natale e ha chiesto solo un paio di calzini. Insomma, un'idea della compagnia aerea canadese strepitosa, divertente e con cui si è fatta molta pubblicità. Un'ottima strategia di marketing che ha già avuto 30 milioni di visualizzazioni in pochissime ore. Un video che sta facendo il giro del mondo. Lo potete vedere cliccando sulla finestra in alto a destra se siete collegati da PC oppure cliccate sul link indicato nella descrizione di questo video. Buon divertimento!